ritrovati su CGL Bari TV, puntata speciale interamente dedicata ad una iniziativa organizzata dalla CGL di Bari lo scorso 1° luglio nella sala Murat dal titolo Stop Stalking. La Camera del Lavoro ha accolto l'appello degli scrittori Lara Cardella e Nicky Persico, ideatori della proposta di legge, al fine di intervenire tempestivamente contro gli omicidi a seguito di stalking e fenomeni persecutori. La proposta di legge è stata poi consegnata alla vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli. È il coro degli alunni della scuola media Tommaso Fiore di Bari ad intonare una bella ciao rivisitata al tema del femminicidio, testo riadattato in occasione delle celebrazioni del 40° anniversario della scuola e riproposto per aprire l'iniziativa Stop Stalking, dando il benvenuto nella sala Murat in piazza Ferrarese agli illustri ospiti e al numeroso pubblico. La CGL di Bari ha raccolto l'appello degli scrittori Lara Cardella e Nicky Persico, ideatori di una proposta di legge al fine di intervenire tempestivamente contro gli omicidi a seguito di stalking e fenomeni persecutori. Una proposta molto semplice ed efficace, che giunge in un periodo in cui omicidi ed episodi di violenza contro le donne appaiono inarrestabili, data la frequenza impressionante con cui si verificano. Sentiamo forte la necessità, e credo che sia una necessità collettiva, di fare qualcosa di concreto, perché le cronache quotidiane stanno praticamente portando dei numeri insostenibili, quasi quotidiani, e la sensibilizzazione ormai si è raggiunta, il fenomeno è grave. Secondo noi è quasi un'emergenza sociale e bisogna assolutamente fare qualcosa, che sia questa legge o qualsiasi altra, per contrastare e fermare questo fenomeno e fornire anche soprattutto agli operatori di polizia, all'autorità, alla legge, gli strumenti per poter intervenire in tempo reale. Noi non abbiamo parole per ringraziare Pino Gesmundo e tutti voi della CGL, del forum Niente Ci Fu, per aver raccolto questo nostro grido d'allarme e auspichiamo tutti che il vostro sforzo sia coronato da successo. Serve l'aiuto di tutti, perché solo con un grande sforzo collettivo possiamo riuscire ad ottenere una legge di questo tipo. La rete è fondamentale, la rete siamo tutti noi, la rete di solitudine che circonda le vittime va squarciata, va rotto il silenzio, va come dire, incentivato proprio il messaggio che la gente interverrà, non ci sarà più solitudine. E il primo messaggio è sostenere progetti di qualsiasi natura che portino poi a dei risultati efficaci. Perché una scrittrice decide di impegnarsi in questa lotta difficilissima per fermare il femminicidio? Perché sono una scrittrice, ma prima sono una donna, poi sono una madre, poi sono un'insegnante, e credo che sia il dovere proprio dell'uomo in sé, non soltanto la donna, l'insegnante, la madre, ma l'uomo, in questo momento fermare questo massacro. È un fenomeno purtroppo in continua evoluzione, non si riesce a fermare. Ecco, la proposta di legge di Lara Cardella e di Nicky Persico mira proprio a questo, a degli atti concreti. C'è stato secondo me un punto di non ritorno, io lo chiamo così. Con Nicky ci occupiamo di lotta allo stalking e lotta al femminicidio da molto. Ma dopo l'uccisione della ragazza, la ragazzina di 16 anni in Calabria, noi siamo rimasti sconvolti. Cioè veramente si è detto basta parlare, adesso dobbiamo veramente fare qualcosa. E abbiamo lanciato questo appello. Siamo veramente molto contenti di avere oggi queste persone che ci aiutano
la CGIL che ci sta aiutando moltissimo, tutti i presenti, Rossella Brescia, perché è importante avere un testimonial che sia donna e bella, perché la donna ha il diritto, tutto il diritto di essere bella. Il progetto di legge prevede, a titolo indicativo di massima, alcuni automatismi che intervengano subito dopo la querela per stalking, indipendentemente dal fatto che si proceda per iniziativa di parte o d'ufficio. Dovrebbe essere prevista sempre l'emissione immediata di un provvedimento che, in attesa del processo, vieti l'avvicinamento alla vittima e qualsiasi contatto dopo una valutazione degli estremi di fondatezza da effettuarsi entro e non oltre le 48 ore. In caso di violazione del provvedimento di protezione, deve essere disposta l'adozione di misure cautelari immediate e restrittive, con previsione dell'arresto, oltre alla contestuale revoca di eventuali autorizzazioni di possesso di armi e sequestro delle stesse. È prevista anche l'istituzione di un'autonoma figura di reato che punisca la citata violazione del provvedimento di protezione, con pena elevata e possibilità massima di utilizzo delle formule processuali più rapide contemplate dall'ordinamento. In questo modo sarà possibile garantire una reale protezione alle vittime e al contempo assicurare che la denuncia stessa non possa essere utilizzata impropriamente, dovendosi rendere necessaria la concreta violazione del divieto di avvicinamento. Tanti rappresentanti istituzionali e politici, fra cui il coordinatore dei parlamentari pugliesi del PD, Dario Ginefra, che hanno dato totale disponibilità a seguire con tutto il sostegno l'iniziativa della CGIL di Bari. Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, qui a Bari perché le sarà consegnata una proposta di legge contro lo stalking per fermare il femminicidio. È il primo gesto concreto che si fa in questa direzione. Sì, io sono molto interessata a conoscere il testo, a conoscerne l'iter, anche perché, come credo tutti sanno, 10 giorni fa al Senato abbiamo concluso col voto unanime al Senato il recepimento della Convenzione di Istanbul, che prevede tantissime politiche per contrastare il femminicidio che è esattamente ti uccido perché donna. E una delle cose più significative dei numeri, anche se non c'è ancora un censimento ufficiale, è esattamente quello che mediamente le donne che poi vengono uccise sono donne che hanno subito stalking. Quindi il fatto di avere anche un rafforzamento e delle modifiche rispetto all'attuale legge esistente sullo stalking a me pare particolarmente importante. Io poi sono molto interessata a questo fenomeno perché credo davvero, così come ho presentato un disegno di legge giovedì scorso insieme a tutte le altre senatrici di ogni partito, il fatto che serve l'istituzione di una commissione bicamerale e che ogni anno relazioni al Parlamento quante cose sono state fatte e quali azioni mancano ancora, perché non è un fenomeno passeggero purtroppo. È un fenomeno strutturale e quindi le azioni da fare sono molto importanti. Ecco, io credo che la scelta di presentare un disegno di legge sullo stalking è un atto serio, è prendere sul serio questo fenomeno e io credo che ne sarà, diciamo così, ne trarranno beneficio le donne e gli uomini. Non bisogna perdere tempo e questa è la parola d'ordine. Interventi subitanei e atti concreti darebbero la possibilità di salvare vite umane. Il messaggio è quello di dire alla gente, all'opinione pubblica, che c'è chi ha ancora la voglia di reagire. Il messaggio di chi ha ancora la voglia di indignarsi rispetto a questo fenomeno, a tanti altri in verità, rispetto ai quali la CGIL è impegnata tutti i giorni. Ma questo che è un fenomeno drammatico, che ormai ha assunto livelli di straordinarietà, di drammaticità eccessiva. I dati sono eclatanti, ma un dato per tutti io vorrei commentare in questa occasione, perché peraltro le testimonianze che mi hanno preceduto sono testimonianze importanti che hanno già dato il segno della gravità del fenomeno. Ma insomma il 70% dei casi di stalking non viene denunciato. È un dato drammatico se ci pensate. Stiamo parlando di centinaia, forse di migliaia di donne, in qualche caso di uomini, ma soprattutto di donne, migliaia di giovani donne in molti casi, che silenziosamente subiscono una violenza che spesso è psicologica, ma ancora più spesso è anche fisica.
che non hanno il coraggio di ribellarsi, che non hanno il coraggio di tirar fuori questo dramma che vivono quotidianamente, perché è un dramma quotidiano che si vive giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. Pensate, vivere a fianco a una persona che ti condiziona la vita fino a fartela rendere, come dire, una cosa negativa. Beh, il 70% di queste donne non denunciano. Noi dobbiamo ragionare rispetto alle ragioni per le quali queste donne non denunciano. Diceva prima Rossella, vai in una caserma di polizia, depositi la tua denuncia, poi esci e sei sola. Beh, noi dobbiamo intanto intervenire rispetto a questo fenomeno. È importante fare rete, come ci ricordava Pino Gesmundo, è importante che la facciano le istituzioni, però non dimenticatelo, visto che sono presenti tanti cittadini, ognuno di noi fa parte della rete, quindi sarebbe importantissimo da mamme, da sorelle, da zie, da nonne, tenere sempre alta l'attenzione, anche quando il nostro nucleo a cui badiamo non è ampio come quello che tocca ai nostri rappresentanti in Parlamento o alle istituzioni locali che governano una città, di tenere alta l'attenzione, di osservare i nostri cari e di ricordare anche che i nostri rapporti, quelli che impostiamo, il nostro rapporto d'amore, il rapporto sul luogo di lavoro, è un esempio che noi diamo alle giovani donne che si accompagnano alla nostra vita. Questo è molto importante, è anche difficile da fare perché bisogna stare accanto alle persone giovani, soprattutto ai propri figli, con molto garbo, senza mai essere, diciamo, invadenti, però quell'occhio è tanto davvero importante e credo che in questo siamo utili tutti quanti. La bozza normativa, integrando le leggi già esistenti, fornirebbe una reale rete per proteggere concretamente la vittima. La battaglia della CGIL di Bari è cominciata dando vita ad un forum di mutuo aiuto e soccorso che sta aiutando vittime e familiari. Noi abbiamo deciso molti anni fa di intraprendere una strada che ci portasse ad affrontare i temi delle donne, le difficoltà delle donne, le fragilità che sono costrette a vivere loro malgrado. E da anni ci domandavamo cosa potevamo inventarci per dare un sostegno concreto alle donne e finalmente nel novembre scorso abbiamo realizzato questo forum che abbiamo intitolato Niente ci fu, come il romanzo di Beatrice che oggi è con noi e che ringrazio davvero con tutto il cuore, perché abbiamo immaginato uno spazio protetto, uno spazio chiuso nel quale le donne potessero incontrarsi e potessero incontrare altre esperienze, nel quale si sentissero libere di parlare, di discutere, di esporre le loro difficoltà senza sentirsi giudicate. Autrice del libro Niente ci fu, da cui il nostro forum prende il nome, è Beatrice Monroy. In Sicilia dire niente ci fu a madre, no? È lascia correre, fai finta di niente, no? È una cosa che non ha nessuna importanza ed è purtroppo tragicamente un modo di dire. Cosa significa? Significa ingoiare il proprio silenzio, significa non parlare più e ingoiare il silenzio. E questa è la cosa che in qualche modo dare titolo a Niente ci fu è ribaltare la storia e decidere di raccontare la storia così come le donne la subiscono, come soprattutto le donne, noi le donne del sud subiamo questa storia, una storia che è fatta di silenzi ingoiati, di lascia perdere, fai finta di niente. In questo Franca Viola è una storia esemplare, perché lei in realtà è una donna silenziosa. Franca Viola è una donna che non parla con nessuno, è una donna con la bocca tappata. Il punto focale del contrasto allo stalking prende le mosse dall'emergenza omicidi, giunti ormai ad essere pressoché notizia quotidiana. C'è chi ha provato a dar loro voce in questo brevissimo video attraverso le parole di Nicky Persico tratte dal suo romanzo con la regia di Andrea Ferrante e il volto di Matilde Bonaccia. Il mio processo si è svolto in una prigione orrenda, fatta delle mie cose, dei miei affetti, i miei equilibri, i miei oggetti amati, le mie passioni. Queste tragiche vicende divengono dei percorsi giudiziari difficilissimi e dolorosi nella richiesta di giustizia, spinti dalla forza dei familiari. Ascoltiamo Giovanna Ferrari, madre di Giulia Galiotto, uccisa nel 2009 a 31 anni, che a questa vicenda ha dedicato un libro che si intitola Per non dargliela vinta. Per me
e spero per tutti noi, è diventato invece un po' un grido di battaglia. Anche noi non vogliamo dare la vinta a questo spirito di prevaricazione, alla violenza tremenda che viene consumato quotidianamente ai danni delle donne. È stato proprio leggendo Spaghetti Paradiso che ho capito come lo stalker non sia soltanto colui che ti perseguita con pedinamenti, con queste attività più, diciamo, apertamente leggibili, ma è anche semplicemente il manipolatore che riesce a distruggere progressivamente la tua personalità fino ad annullare le tue autodifese. E ad essere vittime di stalking sono anche tante donne famose del mondo dello spettacolo. Rossella Brescia, testimonial di questa iniziativa organizzata dalla CGIL di Bari contro lo stalking, una proposta di legge per fermare il femminicidio. Cosa significa prestare la tua immagine a favore di questa campagna? Innanzitutto vi ringrazio per avermi chiamata, perché poi alla fine uno vuole fare qualcosa, però non sa che cosa fare. Ci sono tanti eventi che vengono fatti per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica contro queste stragi che vengono fatte, insomma, tutti i giorni, se ne sentiamo una. Anche oggi ne abbiamo sentita un'altra sul Corriere della Sera, purtroppo. E bisogna fare qualcosa e penso che oggi si può. Si possa fare qualcosa grazie a questa bozza che verrà presentata, questa proposta di legge. Spero che non sia soltanto un sensibilizzare l'opinione pubblica, ma sia anche un agire, fare concretamente qualcosa, non perdere più tempo. E ho sposato questa causa proprio perché era la cosa che volevo fare da tempo, cioè cercare di fare veramente qualcosa, e oggi si potrà fare. Bene, grazie per aver partecipato a questa iniziativa, ringrazio i nostri relatori, tutti gli ospiti e soprattutto ringrazio voi perché ancora una volta con la vostra presenza ci dimostrate che questa rete è possibile farla e che dobbiamo dire stop allo stalking, basta col femminicidio. Grazie. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 8 e in replica alle 24. Grazie per l'attenzione, arrivederci.